Tanti saluti, cari amici. Vedete, cari amici, oggi parliamo della sindrome di Stendhal, ovvero la sindrome di Firenze. E voi mi direte, cari amici, ma chi era Stendhal? Chi era Stendhal? Beh, diciamo che Stendhal fu un grande scrittore francese che visse qualche decennio prima di Napoleone e qualche decennio dopo Napoleone, quindi a cavallo proprio del 1800, e scrisse opere celeberrime come Il rosso e il nero, La certosa di Parma, e in una delle sue tante opere, Stendhal disse che quando si trovava di fronte al sublime kantiano, veniva preso dai giramenti di testa, dalle palpitazioni cardiache e via di seguito. E anche oggi, nella medicina clinica si parla appunto della sindrome di Stendhal, ovvero la sindrome di Firenze. Io pure, vedete che sono una bella signora, eh? Io sono una bella signora, vedete, io pure soffro della sindrome di Stendhal. E di fronte al sublime kantiano, e patriarcale, io ho sempre sofferto di giramenti. Poi però ho imparato a mettermi in questa posizione, capito? Mi metto in questa posizione e se c'è una statua, io mi ci siedo sopra, e se c'è un quadro, io mi giro di spalle, e così evito la sindrome di Stendhal. Io ho imparato a comportarmi così, cari amici, dopo aver letto un fantastico ebook interattivo e multimediale, e di cui è autore Serafino Massoni. Questo ebook si chiama, cari amici, intitolato Dal matriarcato al patriarcato. In questo ebook Serafino Massoni dice che non c'è soltanto l'estetica patriarcale, ma c'era anche in matriarcato, c'era l'estetica matriarcale, mentre l'estetica patriarcale tutta spigolosa, vedete quanto è spigoloso questo marmo qua, questo marmo, che io però me lo vedo di spalle, vedete quanto è spigoloso. L'estetica patriarcale tutta spigolosa, come è spigoloso il pensiero patriarcale, invece l'estetica matriarcale è tutta rotonda, è sferica, è morbida, e di certo in matriarcato non poteva esserci quella che in patriarcato è stata chiamata sindrome di Stendhal, ovvero sindrome di Firenze. In ogni caso, Serafino Massoni mi ha insegnato che quando vado nei musei io mi metto in questa posizione, capito? E così non ho problemi. E qua nel riassunto di questo video, cari amici che mi state guardando, io vi metterò il link che vi porterà direttamente sull'ebook di Serafino Massoni intitolato Dal matriarcato al patriarcato. Vedete che bella ragazza che sono? Tanti saluti, cari, eh!